Perché ci credo? Credo a quello che mi dico. Come dice la stampa? La stampa fa il suo mestiere, io faccio il mio. È quello di sistemare un po' le cose, ci pareggi e mi ci credo. Però se voi collaborate con me, come? Dandomi dei soldi? No, magari se qualcuno ne ha e mi riporta, mi vado mica indietro. Però con la preghiera, con la preghiera. Dobbiamo pregare il Signore come ci ha sostenuto nei secoli, con questi stupendi monumenti. Ma la Chiesa non è un monumento. È viva! Cristo risorto è vivo! È vivo! Le mie donne non le avevano preso gli aromi per andare a imbalsamare Gesù. Ma scherziamo di imbalsamare Gesù. Aveva detto io dopo 3 giorni risorgerò, l'aveva detto. Mi riferisco al governo che non siamo riusciti a fare. È una vergogna, sapete. È una vergogna per tutti. Perché vuol dire che l'egoismo è entrato come sistema dentro le persone, dentro le aggregazioni di tutti i tipi. Pensano a sé e non agli altri, non al bene comune, cioè al bene di questi nostri ragazzi di noi. Perché allora è importante venire a messa? Perché si rinnova la Pasqua del Signore. L'avete sentito, no? Noi col battesimo siamo stati inseriti in Cristo. E quindi come Gesù è morto, cari ragazzi, anche noi moriremo. Però come lui è risorto, anche noi risorgeremo. Ma attenzione, c'è una risurrezione per la vita e una risurrezione per la condanna. C'è un giudizio. A me la si può fare, ma a Dio non la si fa. Attenzione, Dio legge delle nostre coscienze. Dio è morto per tutti, Cristo la croce per tutti, ma siamo noi che molte volte rifiutiamo la sua misericordia. Ecco allora, carissimi, le stupende letture che abbiamo ascoltato ci ricordano questo. Lui è giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Chiunque crede in lui, ci ha detto gli atti degli apostoli, ci hanno detto, riceve il perdono dei peccati. Quanti peccati ormai non abbiamo chiesto perdono? Quanta gente magari si accosta alla comunione e non è grazia di Dio? Ma queste sono pesantezze, dato che i problemini che abbiamo qua, anche il castello di Nardo, bisogna vederlo, no? Di sotto lì, San Girolamo. Se ne parla tanto, dico voglio andare a vedere, prima di venire su, mamma mia, questo brano è quello lì, ce ne voglio più soldi, è tutto messo male, però è bellissimo, è molto bello. Ma il vero problema è la pesantezza della nostra coscienza. Allora dobbiamo cercare di rimanere quello che siamo, cristiani, cioè gente che dà a Dio quel che è di Dio, e a Cesare quel che è di Cesare, cioè alla società. Ci sono tanti critici, la politica ha fallito. Con questo non vuol dire che hanno ragione 5 Stelle, per carità, ci fa presto nel dire. Nessuna ragione, ma dobbiamo guardare in faccia noi stessi. Questo presidente napoletano, no? Mi si è dato da fare, poi non c'è riuscito, adesso ho nominato lì 10 personaggi e vediamo cosa tirano fuori. Guardiamo in faccia Papa Francesco invece. Avete visto le sorprese dello spirito? La Chiesa si prende tutto di sé, la forza per riprendere. Sempre! Non gliela danno gli altri! Ecco perché la Chiesa non deve adeguarsi al mondo, ma deve amare il mondo. Amato, dando la vita per lui. Gesù ci ha insegnato, ragazzi, ad amare anche i nemici. Pensate che comandamento rivoluzionario. Tutti gli altri sono falliti, quelli dei lupi francesi, Stalin, Hitler,
passati. Ti rimane noi se non abbiamo mica una verità nel cuore e un amore nel cuore, che è quello di Gesù. Imparate da me, ha detto, che sono umile e umile di cuore. Avete sentito Paolo ai Colossesi? Se siete risorti con Cristo, perché col battesimo siamo risorti con Cristo, e questo siero rappresenta Cristo risorto, ecco perché noi c'è il santo. Dobbiamo cercare le cose di lassù, però l'impressione è che anche a Napoli, come a Terni, dice tutti vanno a messa la domenica. Questo è un bel problema, sapete, è il problema. Chi non va a messa la domenica rimane fuori, non dà un contributo vero al progresso di questi ragazzi. Perché la messa? Perché Gesù ha detto: fate questo in memoria di me, ragazzi. Fate il proposito al Parlamento. Dove le leggi sono già fatte? È la legge della verità e della carità. Ma chi è questo Gesù? È la verità di Dio, il verbo di Dio, dice Giovanni. Il verbo è la Dio che si è fatta. Quindi la verità si è fatta visibile. Ma cosa ha fatto Gesù? Ha trasformato la verità in amore. Questa è la formula di cui ha bisogno il mondo. Se non è egoismo, chi era fatto? Chi cerca il potere, lo cerca per se stesso. Invece Gesù ha detto loro che hanno salvato i piedi agli apostoli, lavati i piedi gli uni con gli altri. L'uomo è veramente un uomo quando ritrova la sua immagine con Dio. E qui tocchiamo un punto molto importante. Stanotte abbiamo letto nella lettura della Genesi che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Maschio e femmina li creò. Va bene? Poi, dato il peccato originale, qualcosa è andato storto. Non si tratta di togliere i diritti a nessuno, ma quando si parla di famiglie, di matrimoni, di figli, ci deve essere l'uomo e la donna, per volontà di Dio. Tu mi stai arrabbiando un po', ma non ci capisco. Ma perché come questo sta succedendo? In Italia, in Francia, in Inghilterra, matrimonio vengono assaggiati, matrimonio. Lasciate di vivere come vogliono, ma alla fine il matrimonio è del popolo della nostra. Altrimenti andremo incontro dei guai, ci sarà una trasformazione antropologica, non saremo più noi e perderemo l'orizzonte della felicità. Qui si celebra la messa e attorno a queste stupende opere d'arte sappiamo da dove veniamo, che veniamo da lontano. Io sono il primo cittadino di Napoli, il primo, il più antico, perché io sono il successore degli apostoli che ci ha presenti, i testimoni presenti di quello di altri. Dio si è manifestato a loro, non a tutti, ma a testimoni presenti da Dio, a loro, dice Pietro, che abbiamo mangiato e bevuto con Gesù. Io ho mangiato e bevuto con Gesù. No, perché sono successore di quelli che hanno mangiato e bevuto con Gesù. E sono qui, col bastone. Quel bastone che ha toccato l'acqua, che abbiamo sentito ieri, del Mar Rosso, si è diviso in due. Quel bastone che si tocca la roccia nel deserto viene fuori acqua. Quel bastone su cui Mosè ha messo il serpente, vedete questo riccio? È la coda del serpente. Così chi guardava il serpente di bronzo sul bastone di Mosè non moriva dal veleno.
Però quando è arrivato Gesù, cosa ha detto? Come Mosè ha innalzato il serpente da terra, così io, quando sarò innalzato da terra sulla croce, attirerò tutti a me. Ma vedete che si spende, no? Quindi guardate la croce, vuol dire guardate la salvezza, perché la croce non è la morte, è la vita, è il trono della gloria. Se siamo all'infino, Santo Venale, Santa Firmina, che ancora non ho imparato bene a conoscere, non ho imparato bene a conoscere. Loro lo sanno bene, che sono i nostri patroni. Allora datevi delle infiorine spiritualmente, avete ancora la fortuna di avere un parroco, cercate di sentire le sue iniziative. Questi ragazzi hanno bisogno di sentire una parola che venga da Allah.